Un presepe che vuole essere sia la riproduzione dell'antica Forio con tutti i suoi palazzi storici, ma vuole essere anche il luogo in cui tutta la comunità del Mennella si fa popolo e partecipa sotto figura di pastori a questo bellissimo evento della Natività. Quindi ci sono sia personaggi storici che noi stessi che abbiamo deciso di far parte di questo popolo in movimento verso la buona novella che è il Cristo nato a Betlemme. Presso la sede dell'Istituto Economico per il Turismo di Via Lavitrano a Forio, tra le varie iniziative messe in campo dalla scuola per queste festività natalizie, una menzione speciale la merita senz'altro il presepe esposto al piano terra e realizzato dagli alunni e dagli insegnanti in collaborazione con alcune associazioni locali presenti sul territorio. La particolarità di questo presepe è rappresentata dai palazzi storici e dai monumenti di Forio riprodotti alla perfezione. Le torri saracene, le chiese del Soccorso e di San Gaetano e i palazzi che hanno fatto la storia del comune all'ombra del Torrione, come ci spiega Agostino Trani. Quest'anno con la preside la professoressa Giuseppina Di Guida e i professori di tutto l'istituto Cristofano Mennella abbiamo pensato di realizzare questo presepe che diciamo, vuol far sì che le tradizioni, le nostre tradizioni, la nostra cultura non venga mai persa. Infatti in questo presepe abbiamo posto delle chiese. Delle torri le più famose di Forio che proprio vogliono ricordare la nascita di Gesù, che ogni giorno nasce Gesù in mezzo a noi. Tra i vari edifici che abbiamo realizzato c'è anche il nostro istituto Cristofano Mennella, e insieme ai professori abbiamo posto anche come pastori i professori, per far capire che diciamo siamo tutti una famiglia e l'augurio che possiamo fare è che queste tradizioni, le nostre tradizioni, la nostra cultura non venga mai persa. In questo periodo di Covid, soprattutto in questi giorni di aumento dei contagi, è stato un modo per stare insieme Sì, anche tra una bella iniziativa. è stata una bella esperienza, anche diciamo soprattutto difficile perché è un lavoro molto duro, anche tenendo le mascherine, però è stato un momento per stare tutti insieme, per rivivere diciamo, le nostre esperienze da piccoli. È stata una bella esperienza, infatti ringraziamo la preside e i professori che ci hanno sostenuto e ci hanno dato fiducia.